Caro ministro, buonasera, benvenuto su Invizio, canale del nuoto. Ma quanto è acquatico il nuovo ministro dello sport? No, io sono molto acquatico, soprattutto perché mi piace tantissimo l'acqua come simbolo e il mare anche come luogo dove trascorre il mio tempo. Ma anche il nuotatore? Nuotatore, dopo aver incontrato questa sera i grandi campioni, definirmi nuotatore sarebbe veramente una beffa, diciamo. Senta, ma cosa ne dice di questo nuoto di cui il presidente del nostro Presidente della Repubblica dice che è lo sport più importante sostanzialmente, che porta più medaglie, che porta più soddisfazione? Guardi, io so soltanto che da 3 giorni che mi sto immergendo, a partire da domenica scorsa a Monza col Gran Premio, oggi questo meraviglioso incontro organizzato dal Presidente Barelli, e sto entrando a contatto con una realtà che vedevo come tifoso, come cittadino, ma di cui vorrò conoscere le prossime settimane ancora di più, per fare tutto quello che sarà possibile per valorizzare questo mondo straordinario che unisce il nostro paese, che rende felici tantissimi giovani e che ci rende orgogliosi come italiani. Senta Ministro, siamo a Roma, meravigliosi, che è il tema della serata, ma Roma meravigliosa nello sport, e ritornando allo sport del nuoto, potrà avere questi prossimi europei? Lei si applicherà? Me ne stavano parlando proprio il presidente anche Paolo Barelli e la sindaca Virginia Raggi, quindi direi che è una tenaglia dalla quale difficilmente riuscirò a sfuggire. Grazie. La ringrazio.